Anticipazione, una vita, trame spagnole, camino, costretta è di nuovo muta, quindi perderà la voce, accetterà di sposare Ildefonso. Vediamo un attimo che cosa accadrà nelle prossime puntate. Camino e Maite, la loro storia d'amore, metterà banco per un po' di tempo nelle nostre puntate italiane di una vita. Maite in carcere, lei invece, Camino, in guerra con sua madre Felicia. Le anticipazioni infatti ci rivelano che Camino riporterà un gravissimo shock proprio dopo l'addio doloroso da parte di Maite, tanto da perdere nuovamente la voce. Emilio, però, suo fratello a questo punto, penserà che sua sorella si sia rinchiusa nuovamente in se stessa, mentre per sua madre è solo un capriccio. E infatti, in molte occasioni, proverà ad aggredirla. In arrivo però nella famiglia arriverà Sinta che già presa in ansia per i problemi coniugali che gli stanno portando i suoi genitori per colpa dell'arrivo di Giulio, deciderà di affrontare proprio Camino. La ragazza infatti scoprirà che ha avuto una relazione proprio con Maite e cercherà di spronarla a non comportarsi da egoista, visto che suo fratello Emilio ha rimandato le nozze con lei proprio per sua sorella. Per colpa sua, gli dice Sinta. Alfine la giovane così scoppierà a piangere a dirotto di fronte proprio alle parole di sua cognata. E quindi, un po' per colpa, un po' perché costretta da sua madre Felicia, Camino deciderà di parlare con Ildefonso dopo le parole di Sinta. Chiederà ovviamente di parlare con lui perché accetterà la proposta di nozze. Fortunatamente il ragazzo risponderà che la proposta è ancora valida e quindi organizzeranno un matrimonio il più presto possibile. Quindi ad Acacias 38 ragazzi preparatevi perché ci sarà un doppio matrimonio. Camino e Ildefonso, Sinta ed Emilio. Camino però dirà a Sinta di non credere più nell'amore dopo essersi separata da Maite, per questo motivo ha deciso di sposare Ildefonso anche se non lo ama, tanto il loro matrimonio sarà un matrimonio infelice e così ragazzi si rivelerà. Emilio, a differenza di sua madre Felicia, capirà che la sorella non è felice e quindi non è assolutamente d'accordo con questo matrimonio, tanto da non presentarsi nemmeno alla richiesta ufficiale della mano eseguita proprio dall'Ildefonso. Dall'altro canto, invece, Felicia racconterà tutta a Casias 38 per far smettere le male lingue che la figlia sta per sposarsi con il marchesino e ad Acacias ci sarà, come vi avevo accennato, un doppio matrimonio. Voi che cosa ne pensate di questa storia d'amore veramente tormentata? Scrivetemelo nei commenti se vi va. Iscrivetevi al mio canale, attivate la campanellina per non perdervi questo, ma nessun altro prossimo video.